E proprio partirei da qui, da questo applauso, e qui lo rifarei perché dobbiamo, ricordo, accompagnarle fino a quessù. Facciamo un grande applauso all'onorevole Matilde Siracusano. Ancora più grande l'applauso, il balletto nostro è straordinario, ci sono dei cavi naturalmente da superare e naturalmente Matilde Siracusano di Forza Italia è qui per dare il suo supporto. Ancora un applauso a Matilde, grazie di essere qui all'onorevole Siracusano. Grazie a voi, e il mio grazie più sentito va in primis ai messinesi. Perché i messinesi in questa campagna elettorale hanno trasmesso un messaggio forte e chiaro a chi si candida a governare questa città. Il messaggio che ribadisce la necessità di riacquisire l'orgoglio dell'identità messinese che abbiamo perduto, che deve essere la forza propulsiva e trainante per la città e per chi la rappresenta, quella forza che ti spinge ad affrontare le sfide più complicate e a vincerle. E per questo dico grazie e faccio i complimenti a Maurizio Croce, perché questo messaggio l'ha recepito perfettamente e lo dimostra il modo in cui ha affrontato questa campagna elettorale, con una grande classe, con una grande concretezza, con lo stile e l'umiltà di chi conosce la materia, di chi conosce i problemi, di chi ha contezza degli strumenti da utilizzare per risolvere i problemi della città, di chi sa come intercettare le risorse e trasformarle in progetti esecutivi. L'umiltà è anche il coraggio di fare tante cose. L'umiltà di chi non perde tempo in effetti speciali da campagna elettorale, in chiacchiere, in pagliacciate, strumentalizzando anche il malessere delle persone, il disagio delle persone per alimentare l'odio e la rabbia sociale a fini elettorali. E quindi sei stato bravo, Maurizio, te lo dico col cuore. E hai avuto anche il coraggio, però, il coraggio di essere libero, perché la squadra che voi vedete qui in prima fila, ciao Francesco Rella, Antonio Barbera, Pietro Di Grazia, Santi Trovato, la squadra che lui ha costruito, l'ha costruita con libertà, rispettando i partiti, ma senza il condizionamento dei partiti. Ha scelto dei professionisti di eccellenza e ha scelto anche me senza l'imposizione dei partiti, anche se io rappresento Forza Italia, e lo ha fatto perché ha ritenuto giusto dare merito alla mia attività parlamentare, che è stata sempre fatta a servizio della città. E che ha portato dei risultati importanti, tra cui, come sapete tutti, una su tutti, Elvira, la legge sul risanamento. Per la città di Messina, un traguardo difficile da raggiungere. Abbiamo avuto purtroppo la necessità di ribadire quello che è stato l'iter complicato che ha portato all'approvazione di questa legge fortemente voluta dal ministro del Sud Mara Carfagna, che ringrazio anche in questa circostanza, perché abbiamo ascoltato tante menzogne e tante squallide speculazioni elettorali su un dramma che ha riguardato 8.000 messinesi. Abbiamo avuto la necessità di ribadirlo con quella conferenza stampa che abbiamo chiamato Operazione Verità, perché sapete, oltre a sparare cifre e a scriversi meriti esclusivi, i 100 milioni che ha stanziato il ministro Carfagna non sarebbero stati sufficienti se insieme a questi non avesse conferito i poteri speciali a un prefetto, al commissario che è il prefetto. Abbiamo anche riscontrato in questo un'anomalia istituzionale, perché è normale che il commissario di un'operazione come lo sbaraccamento deve essere il sindaco, ma questo è stato frutto di scontri istituzionali a cui ci siamo abituati. Dico che senza questi poteri speciali l'operazione del risanamento sarebbe durata per altri decenni, perché sbaraccare, assegnare le case, demolire, bonificare avrebbe comportato molto più tempo di quello che servirà e di quello che dobbiamo utilizzare per risolvere definitivamente questo problema. E poi ci sono anche tante altre cose che abbiamo affrontato, come ci sono qui i presidenti di regione che ringrazio, che testimoniano che Messina
è città dello stretto e non può essere città di passaggio. Abbiamo da condurre ancora in porto la madre di tutte le battaglie, che è quella sul ponte sullo stretto, e la presenza dei presidenti di regione qui conferma che questa battaglia deve essere combattuta insieme, in sinergia, Parlamento, Governo, Sindaco di Messina e Presidenti di Regione. La sinergia istituzionale è fondamentale per raggiungere questi traguardi, che per noi sono fondamentali, perché l'infrastruttura che determina lo sviluppo del nostro territorio è, si chiama Ponte sullo Stretto. E al di là dei pregiudizi ideologici bisogna arrivare all'obiettivo, perché le risorse adesso ci sono tutte. Quindi io ho scelto, sono onorata e ringrazio Maurizio Croce per avermi designato componente della sua giunta. Ho deciso di farlo per continuare questo lavoro a servizio, da fare da ponte tra Messina e le istituzioni nazionali. Vi confesso che ho deciso di farlo anche per onorare la memoria di mio papà, che è stato uno dei più bravi assessori in questa città, che ha fatto la storia di questa città, e quindi voglio continuare a lavorare con i suoi insegnamenti. È stato purtroppo vittima di persecuzioni giudiziarie ignobili che ha superato, si è riscattato e mi ha insegnato che non bisogna arrendersi mai, neanche di fronte alle ingiustizie. E quindi ti dico grazie, Maurizio, che mi dai la possibilità di continuare questa scia. E chiudo dicendoti che però io sono con te, lavorerò in maniera straordinaria, perché ne ho già avuto contezza, ma io avevo già iniziato a lavorare con spirito di servizio con l'amministrazione uscente, portando anche dei risultati notevoli, con grande rispetto del lavoro degli altri. E cosa ne ho avuto in cambio appena iniziata la campagna elettorale? Insulti, offese, tentativi di rinnegare anche il lavoro fatto. Quindi sulla mia pelle ho capito, e suggerisco ai messinesi, di diffidare da chi è disposto a tutto pur di perseguire le sue velleità di carriera politica. A chi è disposto a mancare di rispetto alle persone, a rinnegare i rapporti costruiti, a non riconoscere il merito del lavoro degli altri, diffidate. E lo ha già dimostrato, perché chi abbandona la città in un momento delicato come quello della post-pandemia, quando ci sono i bandi del PNRR per perseguire le sue velleità politiche, diffidate. Da chi antepone se stesso addirittura al candidato sindaco, che poverino deve rimanere sempre rilegato ai margini perché non può parlare, perché bisogna avere l'immagine plastica che è l'ex sindaco che comanda, non il candidato designato. Per cui avete una scelta, avete due scelte, due strade da percorrere: o scegliere chi antepone se stesso, il proprio ego, a tutto, alle istituzioni, alla città, al rispetto della dignità degli altri, persino al proprio candidato sindaco, o chi, come Maurizio Croce, con la sua umiltà, col suo buonsenso, con la sua concretezza, ha già dimostrato di voler anteporre la città a se stesso. Quindi la scelta mi sembra che sia chiara e inequivocabile. Viva Maurizio Croce, viva il centrodestra alla guida della città di Messina, e viva Messina! Sì. Ancora un applauso all'onorevole Matilde Siracusano. E allora, il centrodestra unito, forte e coeso, che vuole accompagnare in questa bellissima avventura il candidato sindaco Maurizio Croce, che si alza. Facciamo un grande applauso, perché anche lui inizia questo bel percorso che lo porterà qui sul palco, ed è importantissimo. Mi voglio unire un po' alle parole dell'onorevole, a quanto è importante per Messina avvicinarsi proprio a quello che è un ideale di serenità, ecco, e abbassare un po' i toni. E qui dobbiamo dire che c'è tanta moderazione, e questo dà sicuramente merito a tutto il centrodestra. Io faccio ancora un grande applauso personale insieme a voi al candidato sindaco Maurizio Croce. A te, Maurizio. Aspetta, Presidente, aspetta. Abbiamo due problemi. Ci sono due anomalie. La prima anomalia è che non mi ha accompagnato la valletta.
e questo già di per sé è grave. La seconda anomalia, che nel momento in cui io diventerò sindaco, la prima cosa da fare è dobbiamo abbassare l'altezza del leggio. Perché io continuo a prepararmi le tracce dei discorsi, è la seconda volta che lo faccio. L'appoggio sul leggio, ma davanti al leggio oggettivamente non ci posso stare. Siccome il problema è che io non voglio dare vantaggio all'ex sindaco, che avrebbe lo stesso problema, identico. E però, quindi voglio essere bipartisan, a parte gli scherzi, grazie a tutti, grazie di essere qui, grazie Nello, grazie Roberto, grazie a tutti. In questa piazza ci sono una stragrande parte dei candidati che insieme a me hanno messo la faccia in questa competizione elettorale. Ci sono i candidati di tutte le liste del centrodestra, una coalizione che si è presentata veramente coesa, unita e forte. Forte perché ha riconosciuto che noi abbiamo un problema principale in questa città. Noi stiamo portando avanti oggi una battaglia che prima di ogni cosa è una competizione elettorale di civiltà, perché in questa città negli ultimi anni una cosa è certa: abbiamo perso la civiltà e abbiamo perso la democrazia. Non ci confrontiamo più, non ascoltiamo più nessuno, non dialoghiamo con la gente, non ascoltiamo la gente, e questo ha creato il degrado. Vedete, la scelta della piazza non è casuale. Piazza del Popolo è il simbolo del degrado della precedente amministrazione. E da Piazza del Popolo dobbiamo fare ripartire la rinascita di questa città. Dobbiamo riqualificarla, e dobbiamo riqualificarla subito, perché è una piazza bellissima. Come è bellissima la città di Messina, che però ha perso decoro. Negli ultimi anni ha perso realmente decoro. Sono qui perché ho invitato il piacere e l'onore di avere due presidenti di regione, perché volevo presentare un progetto di città. Abbiamo assistito negli ultimi anni tutte le campagne elettorali che sono state fatte per l'amministrazione di Messina hanno avuto sempre una sorta di fil rouge, di leitmotiv continuo, costante. Si è sempre parlato di affacciamare, di waterfront, di riqualificazione di quella risorsa bellissima che è il mare, che è la risorsa principale che ha la città di Messina. Noi abbiamo l'esigenza di fare un passo indietro. Noi intanto dobbiamo capire l'identità di questa città. Messina manca di una identità. Vogliamo capire se siamo una città che vogliamo basare la nostra economia sul turismo, e vogliamo capire di che turismo ne vogliamo fare. Perché è fin troppo semplice dire che la risorsa principale su cui noi dobbiamo attrarre i nostri investimenti e il nostro turismo sia solo ed esclusivamente il mare, perché girando questa città, oltre il mare, c'è anche un collinare, c'è un monte, ci sono i borghi, ci sono i villaggi. Il nostro problema è che non riusciamo a mettere in rete il sistema, in nessun modo, e non riusciamo a sfruttare quelle risorse, quelle potenzialità che renderebbero questa città veramente una città attrattiva. Se di turismo vogliamo vivere, e la nostra economia deve vivere, perché il problema principale di questa città è il lavoro. Noi dobbiamo creare lavoro, noi dobbiamo creare ricchezza, noi dobbiamo creare benessere. E per creare lavoro, per creare ricchezza, per creare benessere,
noi dobbiamo creare economia. E per creare economia dobbiamo creare turismo. E allora abbiamo due strade. Ed è per questo che vi ho voluto qui entrambi, oltre a questa splendida piazza, perché il nostro turismo del mare parte da due concetti. Noi abbiamo un turismo crocieristico e sul turismo crocieristico abbiamo il problema di capire il crocierista come farlo restare in città, come non farlo essere di passaggio, come lasciare l'economia, la sua economia in questa città, e quindi dobbiamo creare opere attrattive. E su questo si è fatto molto, su questo si è fatto molto. Il presidente Musumeci ha finanziato diverse opere che vanno in questa direzione. Ricordo l'ultima, 30 milioni per il restauro della Real Cittadella. Ma se non è la Real Cittadella quell'opera attrattiva che deve fermare il turista crocierista, qual è un'altra opera che si può immaginare? Ma siamo andati oltre. Abbiamo anche ipotizzato, con un'idea del professore Gambino nella memoria di Riccobono, abbiamo immaginato anche di progettare un grande acquario. Presidente, io ho un'idea diversa. A me piace l'idea dell'acquario, piace tanto, piace molto. Credo che sia una delle opere più belle che si potesse immaginare per questa città. Io la vorrei fare sott'acqua, la vorrei fare dove c'era la fiera. Io vorrei che quell'acquario fosse al posto di dove c'era il teatro in fiera, sotto l'acqua, perché quell'area così bella che noi ci siamo accorti, noi messinesi ci siamo accorti che era così bella solo quando abbiamo demolito il teatro in fiera, deve restare libera. Noi abbiamo riscoperto la faccia a mare. E l'unica opera attrattiva che si può immaginare in quell'area è realmente un acquario sott'acqua. Ed è un'opera bellissima. La zona falcata è una zona che non ci appartiene. Noi abbiamo un serio problema. Tutta la nostra parte della faccia a mare la possiamo programmare, progettare solo se riusciamo a concertare con un ente terzo, che è l'autorità portuale. Io ho bisogno che l'area della ex fiera, che sta nel centro della città e rappresenta l'area più preziosa per attirare turismo in questa città, sia della città, non può essere dell'autorità di sistema. Non è possibile. Vale lo stesso per la zona falcata. La zona falcata è uguale. La zona falcata è dell'autorità di sistema. La zona falcata è un'area che per decenni, per delle scelte anche se volete scellerate di decenni fa, è stata utilizzata come una zona industriale. Siamo stati in grado di fare un inceneritore di rifiuti solidi urbani. Abbiamo messo una serie di impianti industriali in quell'area. Oggi, prima di parlare di riqualificazione della zona falcata, dobbiamo parlare di bonifica della zona falcata. E su questo io vorrei l'impegno del Presidente della Regione Sicilia e del Presidente della Regione Calabria, perché nell'area di un ambito dello stretto si possa avere i finanziamenti, i soldi e i poteri per poter bonificare velocemente quell'area e restituirla alla città. Questo ci serve per attirare, ma non basta fermare il turismo delle crociere. Noi abbiamo bisogno di portare il turismo in questa città e per portarlo abbiamo bisogno di avere quel collegamento stabile. Ora, su stabile possiamo inventarci tutto. Con l'occhio diretto al ponte, fermamente convinti che il ponte sia un'opera necessaria e indispensabile da fare,
Oggi dobbiamo portare il turismo attraverso un collegamento parallelo. E Roberto, su questo io ho bisogno che l'aeroporto dello Stretto diventi l'aeroporto di Messina. Non può essere solo l'aeroporto di Reggio Calabria. Dobbiamo smettere di parlare di una città di Messina, di una città di Reggio, una città di Villa Giovanni. Dobbiamo parlare di città dello Stretto. Noi vogliamo diventare il baricentro. Messina vuole uscire. Vuole uscire da un isolamento. Da un isolamento geografico. Da un isolamento istituzionale. Perché questo è successo nella precedente amministrazione. Chi ci ha amministrato ha fatto in modo, per interessi personali, politici, elettorali, di renderci deboli, e per indebolirci ci ha isolato. Questa è la verità. Noi oggi siamo soli, deboli e soli. E la vostra presenza qui vuole segnare il cambio. Io voglio essere un sindaco che dialoga. Nello, tu mi conosci. Quante volte mi hai detto che sono democristiano? Non è un'accusa, ma è un fatto per dire che io dialogo. Io, le istituzioni per me sono sacre. Il rispetto delle istituzioni è sacro. Un ministro del governo nazionale per me è un sacro. Il principio della pubblica amministrazione è sacro. Non si può pensare di creare questi scollamenti, perché in questa città, se si vuole recuperare credibilità, bisogna dialogare col governo regionale, bisogna dialogare col governo nazionale, bisogna dialogare con tutte le istituzioni, bisogna dialogare persino con l'autorità di sistema, con l'autorità portuale, perché se il mare è il nostro volano della nostra economia, non avere un confronto serio con l'autorità di sistema significa continuare a restare in una sorta di isolamento istituzionale. E non abbiamo nessuna speranza. Questo è l'impegno che vi chiedo. Io, è la prima campagna elettorale che faccio, quindi l'ho detto in tutte le sedi. Qui, in questa piazza, come ho detto all'inizio, oltre a esserci il Presidente della Regione Sicilia e il Presidente della Regione Calabria, c'è la squadra che mi sta sostenendo in questa campagna elettorale, una parte, quasi tutta. Sono qui insieme a loro perché abbiamo creduto e crediamo che dobbiamo realmente segnare la svolta, segnare il cambiamento. Dobbiamo realmente incominciare a immaginare che questa città deve diventare bella soprattutto per noi. Oggi Messina, per essere attrattiva, deve piacere ai messinesi. E loro, insieme a me, mettendo la loro faccia, stanno scommettendo in questa battaglia di insulti, stanno scommettendo per avere una città migliore e per poter essere degni di dire di essere messinesi. Io vorrei completare il mio intervento con una citazione di Carmine Colella. Lo leggo perché non lo ricordo a memoria. Nel momento in cui inizi ad insultare il tuo avversario, dimostri di non avere più argomenti da opporgli. Grazie. Sì. Allora, grazie Maurizio, e naturalmente a confermare ancora di più lo stile, anche la voglia di essere equilibrati anche nel dir ciò che si pensa. Credo che proprio Maurizio sia stato bravissimo, sceglie il posto più comodo. Allora,
Messina, città dello stretto, quindi se ci affacciamo noi vediamo i nostri vicini di stretto e quindi i nostri amici calabresi. Abbiamo qui il piacere, il grande onore di avere con noi il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Il presidente Roberto Occhiuto, facciamo un grandissimo applauso. Vediamo se anche lui, Maurizio, se anche lui si lamenterà del fatto che non abbiamo la valletta. Secondo te si lamenta? Ma vediamo, o sei tu che sei quello che è attento a tutto questo. Il presidente della Regione Calabria, facciamo ancora un grande applauso. Presidente Roberto Occhiuto. Io sono comunque solidale con Maurizio, perché sono venuto con la giacca, ma ho visto a lui senza giacca, allora l'ho lasciata in macchina, ho detto... Anche io starò in camicia come Maurizio. È di buon auspicio, Maurizio, perché io nella mia campagna elettorale 7 mesi fa sono stato sempre come te in camicia e ho vinto. Quindi spero che porti bene anche a te. Non avevo le bretelle, quindi non so se le bretelle hanno un effetto distorsivo o meno, però per me ha funzionato. Intanto, cari amiche e cari amici di Messina, io vi ringrazio per l'ospitalità che oggi mi concedete. Perché io sono qui? Perché è qui il presidente della Calabria? Perché certo è stato invitato da Maurizio, come potete immaginare ha ricevuto anche qualche pressante invito da una vostra assessora, ma il presidente della Regione Calabria, io sono qui oggi perché guardate, da 7 mesi io faccio il presidente e dal primo giorno mi sono candidato a dimostrare attraverso l'azione di governo che anche il mezzogiorno può avere una classe dirigente di qualità, anche il mezzogiorno può avere una classe dirigente competente. Nello, come me, probabilmente ha affaticato in questi anni le proverbiali 7 camicie per convincere le energie, i cervelli migliori, anche quelli che hanno lasciato la Sicilia, la Calabria, sono andati in regioni del nord, a tornare nelle loro regioni, a dare una mano al governo regionale. E hanno sperimentato come me quanto sia forte il pregiudizio da parte del resto del paese in ordine alla possibilità di governare le nostre regioni e di governarle bene. Quanto sia forte il pregiudizio anche rispetto ad un modo di intendere il governo locale. Allora io sono onorato di stare qui a fianco di Maurizio, che rappresenta un'autentica eccellenza per la città di Messina. E non lo dico perché si dice dai palchi in campagna elettorale, lo dico perché Maurizio ha lavorato anche in Calabria. Maurizio fu nominato commissario per il dissesto dal governo nazionale in Calabria e i miei dirigenti alla regione lo ricordano ancora come il migliore, il più competente dei commissari per il dissesto in Calabria. E oggi me lo ritrovo qui, candidato a sindaco di Messina. Certo, magari non sa insultare, lo ha detto bene, non sa urlare, ma per governare una città non serve insultare, non occorre urlare. Per governare una città bisogna avere le competenze che lui ha sperimentato non in campagna elettorale, ma le ha sperimentate in tanti anni di amministrazione, in Sicilia soprattutto, ma per qualche mese anche in Calabria. E sono qui anche perché io governo una regione che è una regione di 1.800.000 abitanti, una regione che non è piccola ma che non è nemmeno grande quanto la Sicilia. Mi dicono che mi faranno l'alta velocità ferroviaria, non si sa quando sarà conclusa l'alta velocità ferroviaria, ho il sospetto che l'alta velocità ferroviaria, se deve servire a collegare 1.800.000 abitanti, forse è meno sostenibile dal punto di vista economico di quanto sarebbe se invece collegasse 1.800.000 abitanti della Calabria ai 4.500.000 della Sicilia. E allora
per questo ragionare nella direzione di unire i nostri sforzi in un approccio che sia sì utilmente rivendicativo, ma come rivendicazione di opportunità per la Calabria e la Sicilia, sia importante, a cominciare dal ponte sullo stretto, che non è un'opera che deve essere declinata come fanno i benaltristi, ma abbiamo necessità di altre infrastrutture, pensiamo prima alle altre infrastrutture. Nella mia regione, quando fecero l'autostrada del sole, c'erano persone che dicevano: ma guardate, fanno l'autostrada e non abbiamo le strade. Poi, siccome fecero l'autostrada, si fecero anche le strade. Il ponte è un attrattore di investimenti per fare anche le altre risorse. Poi guardate, ci sono gruppi imprenditoriali privati che comprano, Nello, gli stadi per fare le gallerie attorno agli stadi. E immaginate quello che potrebbe essere dal punto di vista della capacità di costituire un attrattore anche turistico, una enorme galleria a Messina e a Reggio, una galleria di attività commerciali, intendo, come quelle che stanno nei centri commerciali, negli stadi. Come sarebbe importante il ponte anche per far diventare il ponte un attrattore di sviluppo economico per il territorio. Io ci credo in questa cosa, ci credo fortemente. Così come credo che sia indispensabile l'unione di sforzi tra la Calabria e la regione siciliana, che non deve essere una sommatoria di debolezze, ma deve essere invece una addizione di opportunità. Guardate, sta succedendo ora, per effetto di questa sciagurata guerra, che il Mediterraneo, che sempre è stato, come dire, un argomento più per intellettuale, lo sviluppo del Mediterraneo, invece che un'occasione di sviluppo, stia diventando davvero centrale. Io governo una regione che ha il porto di Gioia Tauro, che è un porto che si è sviluppato nella indifferenza delle autorità politiche, istituzionali, nazionali e regionali, ed è diventato un porto straordinario perché movimenta oggi 3 milioni di container all'anno. Non ce la fa più. Addirittura chi gestisce il porto ora sta facendo partire delle tracce ferroviarie, dei treni, uno per Nola, uno per Padova, uno per Bologna, uno per Bari, per smaltire le merci, perché i porti del Mediterraneo stanno diventando sempre più importanti nella modificazione degli assetti della logistica che sta intervenendo in questi anni. Nel fine settimana io e Nello Musumeci saremo a Siviglia, dove si terrà la riunione delle regioni del Mediterraneo. Nello Musumeci presiede questo organismo e sarà riconfermato a presidente di questo organismo, ma oggi insieme possiamo essere più forti che in passato. Guardate, le regioni del nord negli anni passati si sono avvantaggiate dal fatto di essere più prossimi al motore dello sviluppo europeo, che era la Germania, era il luogo del manifatturiero. Oggi il Mediterraneo diventerà il luogo dove si dovrà produrre, per esempio, l'energia per il resto del mondo, diventerà il luogo che si dovrà sviluppare con tassi di incremento del PIL mai verificati prima, e noi insieme possiamo unire le nostre opportunità per diventare l'hub dell'Europa sul Mediterraneo. Per questo io credo che sia indispensabile che ci sia una convergenza di sforzi tra la regione Calabria e la regione siciliana, a cominciare dallo sviluppo dell'area metropolitana dello stretto. Maurizio prima faceva riferimento all'aeroporto di Reggio Calabria. Io, appena insediatomi, ho acquisito le quote del socio privato nella società che gestisce i tre aeroporti della Calabria. Uno è quello di Reggio Calabria. E poi ho nominato proprio qualche settimana fa, come presidente, come amministratore di questa società, un bravissimo amministratore che amministrava l'aeroporto di Catania e l'ha fatto diventare il quarto scalo d'Italia, si chiama Franchini.
Con lui, Maurizio, avevo già parlato, perché l'aeroporto di Reggio Calabria è un aeroporto che si regge soltanto a condizione che riesca ad attrarre l'utenza della Sicilia orientale, della provincia di Reggio Calabria. Per cui abbiamo già deciso che a Reggio Calabria, Reggio Calabria dovrà essere non l'aeroporto di Reggio Calabria, ma l'aeroporto dell'area dello Stretto, l'aeroporto anche di Messina. E faremo fare il check-in a Messina, investiremo sui collegamenti veloci tra Messina e l'aeroporto di Reggio, perché oggi se qualcuno da Messina deve andare a Catania con un mezzo pubblico ci mette 2 ore e mezza, se 2 ore, quando ci mette 2 ore? Dipende dalla strada che c'è fra Messina e Catania. Se invece può arrivare in mezz'ora all'aeroporto di Reggio, questa diventa un'occasione straordinaria per l'aeroporto di Reggio, ma una occasione straordinaria per la città di Messina e l'area metropolitana di Messina. Ancora, Nello Musumeci sa che le regioni firmano dei CIS, sono dei contratti interistituzionali di sviluppo col governo nazionale. Per esempio, ne abbiamo firmato uno qualche giorno fa, io l'ho fatto per la Calabria, Nello l'ha fatto per la regione siciliana, e riguardava per esempio gli ospedali di comunità, le case di comunità. Sono degli strumenti che consentono di fare lavori più velocemente e consentono anche di impegnare quelle risorse che altrimenti lo Stato riavrebbe alla propria contabilità perché non sono state spese. Allora sarebbe bello che noi facessimo un CIS proprio fra Regione Calabria e Regione Siciliana insieme al governo per studiare insieme una serie di iniziative infrastrutturali, iniziative di sostegno alle attività imprenditoriali per l'area metropolitana dello Stretto, che non è solo la vostra area ma è anche l'area della Calabria, è un'area strategicamente importante non solo per Messina e per la Sicilia ma anche per la Calabria, e deve avere l'ambizione, la vocazione di diventare un'area strategicamente importante per il paese, perché la Calabria e la Sicilia possono essere terre di grandi opportunità per il paese, a condizione che abbiano appunto una classe dirigente fatta di persone per bene. Essere persone per bene significa anche evitare di anteporre se stessi a tutto, alle istituzioni, ai principi, ai valori. Deve essere, quest'unione si deve fare attraverso persone che abbiano competenze, capacità, come quelle che Maurizio Croce ha dimostrato qui in Sicilia, ma ha dimostrato anche in Calabria. Quindi io mi candido ad essere un presidente di regione vicino al presidente della regione siciliana, ma soprattutto vicino all'amministrazione comunale di Messina, che sono sicuro avrà l'intelligenza, la civiltà per scegliere Maurizio Croce come suo candidato, nell'interesse della vostra città, ma anche nell'interesse della Sicilia e, se me lo consentite, un po' anche della Calabria. Ancora un applauso al presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto. E allora prolunghiamolo questo applauso e facciamolo ancora più grande al presidente della regione siciliana, l'onorevole Nello Musumeci. Facciamolo questo applauso. E naturalmente col presidente della regione Calabria si è toccato il punto di come, lavorando di squadra, si possono veramente ottenere grandi risultati. Io la giacca la tengo perché mi ha portato bene. Ognuno, Roberto, 5 anni fa ho provato in alcune occasioni a toglierla ed è andata bene perché comunque si votava in autunno. E allora, per evitare qualche brutto raffreddore, ho preferito mantenerla. E devo dire che anche stasera non è che mi dispiace tenerla. Sono contento di essere qui, sono contento soprattutto di esserci per testimoniare amicizia, vicinanza,
ad una coalizione, la mia coalizione, quella che ha determinato la mia elezione 5 anni fa, il mondo politico ideale al quale appartengo da quando ero ragazzo e dal quale non mi sono mai allontanato. Sono contento di essere qui perché stasera, come hanno detto Elvira, Matilde, abbiamo testimoniato e stiamo testimoniando la voglia di stare in trincea, la voglia di esserci e di esserci non per testimoniare una presenza, ma per determinare una vittoria, che sono due cose diverse. E sono contento che stasera con noi ci sia anche il collega Occhiuto, perché finalmente poniamo, con la elezione di Roberto, poniamo al centro delle grandi strategie in un'area geopolitica della quale forse non ci siamo mai occupati nel passato sufficientemente, poniamo il tema di cosa deve essere l'area dello stretto. Al di là delle centinaia, migliaia di pagine che sono state scritte impegnando le università, fior fiore di professionisti, di analisti, spolverando persino l'antropologia, può essere, al di là di un dato geografico, l'area dello stretto un polo di sviluppo economico? È la domanda che, se potessero, porrebbero i nostri figli, i nostri ragazzi, quelli che vivono la loro condizione di studenti con l'animo incerto fra il sorriso e il pianto, il sorriso per arrivare presto al diploma o alla laurea, il pianto per la quasi scontata consapevolezza di dover fare una valigia e di lasciare i genitori, la famiglia, gli amici, qualche volta anche la ragazza o il ragazzo, e andare via. Ecco, la domanda che fa da sfondo a questa nostra piacevole serata stasera, che è anche una testimonianza di vicinanza e di impegno per Maurizio Croce, è proprio questa: possiamo far diventare l'area dello stretto una straordinaria opportunità di crescita? Me lo chiedeva poco fa un collega giornalista. Certo che possiamo, a patto che ci sia la condivisione del governo nazionale. E tu hai fatto bene, Roberto, a richiamare la pratica delle intese interregionali col governo centrale. Perché la mia preoccupazione, e lo dico con grande rispetto per il governo Draghi, è che questo, come quelli precedenti, i governi nazionali, non abbiano ancora chiara l'idea di cosa deve essere il Sud nel Mediterraneo. Ho la impressione che manchi una prospettiva, che manchi una visione a medio, a lungo termine. Non saprei spiegarmi altrimenti la scomparsa di qualsiasi ruolo di peso da parte dell'Italia in questo grande lago, chiamiamolo così, sul quale si affacciano tre continenti, Asia, Africa ed Europa. Non c'è una visione del futuro, non c'è una serie di fallimenti uno dopo l'altro. La Sicilia, la Calabria, la Campania, la Puglia, tutte le regioni del sud sono rimaste attonite, spettatrici di un processo di degrado che è partito da Bruxelles e che è passato da Roma, di una serie di fallimenti, di tentativi miseramente naufragati per dare protagonismo all'Italia nel Mediterraneo. E lo si sappia a Roma, l'Italia conta in Europa se conta nel Mediterraneo, perché noi siamo proiettati in questa grande, straordinaria area, e l'Italia conta nel Mediterraneo se ha
un ruolo attivo soprattutto con le regioni e con i paesi del Nord Africa. Chissà perché mi viene in mente innanzitutto la Libia, dove noi abbiamo rapporti culturali intensi, solidi, eppure sono rapporti che via via si sono sfilacciati, determinando nel continente africano una sempre più pressante presenza della Cina e della Russia. È stato richiamato dal collega Occhiuto il fatto che ci si è accorti del Mediterraneo soltanto ora, perché manca il frumento e quindi manca la pasta, perché manca il frumento e quindi manca il pane, perché c'è il pericolo della carestia in alcuni paesi africani e la carestia potrebbe determinare l'emigrazione di 400.000 cittadini africani verso la Sicilia e quindi verso la Calabria e quindi verso le regioni più estreme del continente europeo. Sarebbe una catastrofe, sarebbe una catastrofe. Ma bisognava aspettare la vile e indegna aggressione dell'imperialismo comunista di Putin alla Ucraina per poter capire e scoprire che noi non avevamo una indipendenza sul piano energetico e sul piano alimentare? No, è mancata la politica, è mancata l'analisi, è mancato il coraggio, lasciatemelo dire. Perché dico questo? Perché il Mediterraneo è il futuro, essenzialmente il futuro della Sicilia e delle regioni del sud Italia. Il che non significa che bisogna rompere i rapporti con il continente europeo. Noi siamo europei, diceva Mazzini, la nostra idea di Europa arriva prima ancora della nostra idea di nazione. E però è inevitabile che il Mediterraneo apre mille opportunità. Voi immaginate fra 10 anni l'Africa. Non dobbiamo immaginarla con gli occhi cui siamo abituati a guardarla. Immaginatela fra 10 anni. Cosa sarà l'Africa? E cosa sarà per noi questo Mediterraneo dal quale passano migliaia di navi ogni giorno e che non riusciamo a fermare? Perché nessuno 10, 20, 30, 40 anni fa ha pensato di creare in Sicilia un porto hub come quello di Gioia Tauro in Calabria, che non assorbe grandi traffici rispetto a quelli che potrebbe, e noi ci auguriamo dovrebbe, assorbire, ma è già una valvola. La Sicilia no. Arrivano dal canale di Suez e vanno verso lo stretto di Gibilterra per arrivare a Rotterdam, per arrivare sul Baltico. Questi ragionamenti fatti al governo nazionale sembrano ragionamenti da parte di chi, beh, il solito uomo del sud che viene a fare il piagnone e ad avanzare rivendicazioni. No, no, Presidente Draghi, cerchi di approfondire la sua conoscenza sui siciliani. Ecco, noi siamo un popolo straordinario, siamo un popolo non abituato alle elemosine. Abbiamo amnesie, dimentichiamo facilmente, questo sì. E però non chiediamo elemosine, chiediamo pari dignità rispetto alle altre regioni. Chiediamo solo che lo Stato ci metta nelle condizioni di poter avere quelle infrastrutture straordinarie, strategiche, che ci consentirebbero poi di giocare la nostra parte in questo Mediterraneo che cambia. E in questo Mediterraneo Messina si candida a diventare la naturale capitale economica e culturale. È inevitabile, è inevitabile, è un ritorno, amici di Messina, è un ritorno. Messina era già la capitale dei traffici del Mediterraneo nel 5, nel 600, insidiava persino il primato di Palermo perché si candidava ad essere la capitale. È già nel codice genetico dei messinesi questa legittima ambizione ad essere il riferimento del Mediterraneo,
lo vuole la geografia, lo vuole anche la storia. E noi stiamo lavorando come regione siciliana in funzione di questo obiettivo, perché non c'è stato dialogo, come immaginate, con il governo cittadino. Mai un incontro, mai un confronto, mai in 5 anni, mai. Lo dico con profonda amarezza, perché a pagare è stata la città di Messina. Alla quale abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare, ma inventandoci noi le cose, inventandocele. La zona falcata è la porta della Sicilia. Non mi piace che Messina sia la porta della Sicilia. Come diceva bene Maurizio, noi dobbiamo puntare ad una Sicilia che non sia da attraversamento. La Sicilia è un luogo in cui si lavora e si produce, ma la Falcata è il biglietto da visita della Sicilia, e non è possibile che quest'area, dopo essere stata violentemente saccheggiata e sfruttata per anni e anni anche da parte di istituzioni pubbliche, debba restare nello stato di abbandono in cui si trova. Ho vinto una scommessa, perché me ne sono innamorato quando i ragazzi della mia comunità ideale mi hanno portato a visitare la Falcata. Me ne sono innamorato, è un luogo meraviglioso, stupendo, per quanto oltraggiato. Bene, abbiamo scoperto che non è della regione e che non è del comune, è dello Stato che l'ha data al Ministero delle Infrastrutture, e il Ministero delle Infrastrutture l'ha dato all'autorità portuale, con la quale con qualche difficoltà abbiamo dialogato, devo dire, ma non arrivano notizie certe. Noi possiamo riabilitarla, l'area falcata. Possiamo senz'altro ridare dignità alla Real Cittadella, che è un monumento che da solo meriterebbe una venuta a Messina da ogni parte del mondo. Ma non basta, perché tutto il terreno circostante deve essere bonificato, e questo è il problema, che compete all'autorità di sistema, cioè all'autorità portuale, quindi allo Stato. Ed è una pratica che può essere fatta, caro Maurizio, in poco tempo. È stata avviata nella prima fase, ma non ha avuto un seguito, e mi auguro che ce l'abbia. Noi abbiamo stanziato 30 milioni di euro per l'area falcata, noi governo regionale, senza avere mai parlato col comune di Messina. Mai. Per una questione anche di igiene, se mi consentite. Perché la politica è un'altra cosa. Non giochiamo che cose serie. La politica è un'arte nobile che accompagna l'uomo da 2500 anni. Per farà politica. Poi c'è la politica sporca e c'è la politica pulita. Ma a Messina non c'è stata né l'una e né l'altra negli ultimi anni. Era altro. E nonostante tutto abbiamo deciso di riqualificare la zona falcata nei suoi monumenti, nei 4 monumenti che ricadono all'interno di quell'area. Abbiamo deciso di dare ai beni culturali della città una valenza da motore di crescita, caro Maurizio, e tu lo sai, e lo abbiamo fatto con grande piacere, proprio perché abbiamo messo mano a tutte le emergenze architettoniche della città. La Badiazza, che è uno dei più antichi monumenti di Messina, noto così nel gergo popolare, ha già il cantiere aperto, stava cadendo a pezzi. Oggi c'è il cantiere della regione per riportare la Badiazza, che è un monumento di età normanna, per riportarlo al suo splendore.
Tutto questo senza aver mai parlato col comune, perché non c'era dialogo. Ecco, è solo uno dei tanti esempi. Il potenziamento del museo, del MUME, è uno dei progetti inseriti nel piano di azione della riqualificazione dei nostri beni culturali. La sistemazione dei torrenti in una città attraversata, tormentata da tanti torrenti coperti. Il torrente Bisconte non è un cantiere da 2 milioni, eh? 30 milioni, 30 milioni. Maurizio, quante volte, quante riunioni, quanti incontri? Perché Maurizio è stato il direttore della struttura di cui io sono il commissario. Era una mia vittima. E vi assicuro che ne ho apprezzato l'impegno e la competenza. È mai possibile che in Sicilia non si faccia turismo congressuale? Roberto, parlo di cose che tu conosci, anche se indirettamente. È mai possibile che la Sicilia sia fuori dal turismo fieristico e dal turismo congressuale? Perché? Perché non ci sono centri congressi, perché non ci sono centri fieristici. Qui, in questa terra, dove si può fare congresso dal 1 gennaio al 31 dicembre. Qui, in questa terra, dove l'attività fieristica ha, a Messina in modo particolare, una solida e radicata tradizione. Beh, ci siamo inventati una cosa, che è una vecchia aspirazione di Messina. L'ex Sanderson. C'era una bellissima attività industriale. C'era una bellissima attività industriale, abbandonata ora da decenni, è dell'ESA. L'ESA è un ente controllato dalla regione. Sono andato a visitarla, mi sono fatto portare le carte, un luogo straordinario, ampio, facilmente raggiungibile. Lì realizzeremo il centro congressi con 3.500 posti e il centro fieristico per attività leggere e non leggere. Già abbiamo dato l'incarico. Ecco, si lavora così. Si lavora così perché abbiamo tutto l'interesse di restituire a Messina quello che le è stato tolto da tanto, da troppo tempo. E il problema dell'acquario, caro Maurizio, lo risolveremo. Lo risolveremo perché troveremo la soluzione per risolverlo. Lo risolveremo perché ovunque sarà realizzato diventerà un grande polo di attrazione. Ma dobbiamo candidarci ad essere protagonisti. Io ringrazio il collega Occhiuto per aver ricordato che fra qualche giorno in Spagna si terrà la riunione della Commissione Intermediterranea. Io ho l'onore di essere stato chiamato 3 anni fa a fare il presidente di questa commissione, nella quale sono presenti 46 paesi del Mediterraneo, compresa quindi l'Europa e i paesi africani e asiatici. È un grande onore per me. Ed in quella sede, con Roberto Occhiuto, giorno 9, giorno 10, porteremo le istanze della nostra gente, le preoccupazioni per il nostro mare sempre più inquinato, le preoccupazioni per un mare dove i nostri pescatori non sono liberi di andare e di circolare perché potrebbero restare vittime del mitragliatore di qualunque motovedetta libica o tunisina. E noi con la Libia e con i paesi frontalieri vorremmo avere un rapporto di sana collaborazione, ma è mai possibile che da 50 anni non si decide qual è il limite delle acque territoriali e i nostri motopescherecci debbono ogni volta vivere con l'ansia di non poter tornare vivi e sani a casa perché Roma è in sede internazionale e non si è voluto mai decidere quali sono le acque nazionali e quali quelle internazionali. Parleremo anche di questo in Spagna, parleremo del mare inquinato, certo, parleremo delle nostre coste, parleremo della cooperazione, parleremo della collaborazione, chiederemo cosa vuole fare l'Europa dell'Africa, chiederemo cosa vuole fare l'Europa di questo sud che si proietta nel Mediterraneo e che si chiama Calabria, Sicilia, Campania, Puglia. Ecco perché, amiche e amici, e concludo,
io stasera ho voluto offrirvi un panorama che è un po' più ampio rispetto a quello che una consultazione amministrativa potrebbe richiedere. Sono fermamente convinto che fra 8 giorni le due Messina, a te sembrava segno di vittoria, invece io volevo dire le due Messina si confronteranno, la Messina della rassegnazione, la Messina dell'apatia, la Messina che non ha la capacità reattiva, la Messina che ha perso l'orgoglio dell'appartenenza, la Messina che si alimenta del dolore, delle sofferenze, delle rinunce, delle privazioni di tanta gente disperata, e la Messina dell'orgoglio dell'appartenenza, la Messina dell'orgoglio del suo passato, la Messina che ha l'ambizione di diventare protagonista, la Messina che vuole consegnarsi ad una classe dirigente seria, capace, concreta e onesta. Le due Messina saranno a confronto fra 8 giorni. Ed io ho il dovere e anche il piacere di lanciare un appello a tutti, perché Maurizio Croce da questa competizione possa uscire sindaco. Stavo per dire gigante sindaco. Sarebbe stato esagerato, Maurizio. Mi perdonerai. Sarebbe stato esagerato. Ma un grande sindaco sì. Perché Maurizio è persona per bene. È un tecnico preparato. È un amministratore che conosce le leggi e sa applicarle. È un uomo innamorato della sua città. Perché il suo sì alla candidatura è un atto d'amore per Messina, città malata d'amore da tanto, da troppo tempo. Ecco perché Maurizio merita di essere eletto. Ecco perché faccio in bocca al lupo a tutti i candidati della coalizione, di tutte le liste, di tutte le forze politiche, ragazze e ragazzi, veterani e giovani alla prima esperienza, siate orgogliosi di essere candidati legionari di questo esercito di buona volontà, di esercito di pace che si è messo in moto per ridare un'anima a questa città. Siate orgogliosi del vostro ruolo, e se qualcuno strada facendo pensa di avere tentennamenti perché riceve pacche sulle spalle, blandizie, ammiccamenti, minacce, mezze parole, lasciate, continuate, i disertori si abbandonano per strada. L'importante è esserci, ragazzi, carichi di adrenalina. Sì, carichi di adrenalina senza mai stancarvi fino all'ultimo giorno, chiedendo voti senza contropartita, allontanandovi quando qualcuno vi propone pacchetti di voti. Se sentite cattivo odore, l'ho detto l'altro giorno, allontanatevi, perché la dignità di ogni candidato vale più di 100.000 voti. Allontanatevi, offrite soltanto il vostro impegno. Ecco, cosa mi prometti tu in cambio del mio voto? Ti prometto il mio impegno, il mio cuore, la mia ragione, il mio entusiasmo per questa città. Sono convinto di questo, perché l'adrenalina, quella conferita dalle idee vissute, sentite, a volte anche sofferte, è l'unico carburante che ci può consentire di vincere questa battaglia. Con Maurizio Croce sindaco, con un centrodestra forte, organico, capace di sostenere e difendere le idee di un'amministrazione comunale che sa di poter contare sulla mobilitazione del governo della Regione Calabria e del governo della Regione Siciliana, interpretando finalmente
un desiderio di futuro, e il futuro non si aspetta, il futuro si crea giorno dopo giorno. Cominciamo da domenica prossima. Grazie. Ancora un applauso al Presidente della Regione Nello Musumeci. Allora, adesso prima di salutarvi, naturalmente tutti saranno a disposizione qui per la foto sul palco. Ecco, se togliamo il leggio, magari tutti insieme, anche l'onorevole Amata, l'onorevole Siracusano, potete mettervi qui e fare le foto di questa bellissima serata. Che naturalmente ha visto grandi protagonisti e li rinominiamo: l'onorevole Elvira Amata, l'onorevole Matilde Siracusano, Maurizio Croce, naturalmente il nostro protagonista candidato a sindaco, l'onorevole naturalmente il presidente della regione Calabria Roberto Chiuto, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, e poi tutto il centrodestra straordinariamente unito e coeso in questo bellissimo progetto. E allora, grazie Presidente, grazie al Presidente. E allora grazie a tutti voi di essere stati qui, buona serata e viva Messina, ciao!